acqua ne abbiamo, dai. Bene, ciao ragazzi. Bullet test sotto l'acqua, però l'abbiamo fatto lo stesso. Shimano EP8 sempre più convincente, batteria 630 watt-ora, bicicletta da 170 mm, full carbon, leggerissima, niente da dire, bici fenomenale, una bici schiacciasassi, maneggevole, leggera e veloce. In qualche punto si sente la ruota più piccola che slitta, ma oggi diluviava, mi ha fatto salite assurde. Un'altra salitina comoda comoda, bagnata, quindi sarebbe una merda. Alfa Boost, impressionante. Impressionante. Chi ha fatto questa salita sa com'è. Guarda che roba, incredibile, incredibile veramente. Cazzo, l'unica cosa, stare bene attenti alla taglia. Devo prendere la taglia L, io sono alto 1,81 e su Santa Cruz dall'1,78 andiamo sulla L. Fidatevi di chi vi vende la bici e fidatevi delle tabelle. In questo caso non lo dico mai, sono sempre contrario alle tabelle, però in questo caso Santa Cruz ha fatto una M che praticamente equivale alla S. Non so perché hanno portato avanti le taglie, però belle sensazioni. Diciamo che è stato un giro un po' particolare, perché diluviava, non dovevamo uscire, ma ho detto vabbè, ma sti cazzi, usciamo lo stesso. Pensate, c'è anche gente che corre, guarda che roba, non siamo da soli matti, c'è anche chi corre a piedi. Bene, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace e ci vediamo alla prossima. Ciao. Una bullet, cazzo, sta roba dentro. Andiamo al bar. Qua è il bar. E qua è il bar. Salve, un caffè? Tutto allagato.
c'è un lago, è un fiume. Mamma mia, quanta acqua si vede. Gigante, senti come si si vede niente. Di solito non si frena un cazzo. Klaxon. Da congelate. Molta difficoltà, ragazzi. Direi troppa difficoltà. Rischio di morire. Sì, forse la taglia la L per me, ragazzi. Nessun danno. Dita congelate.